poco tempo fa, forse solo qualche giorno fa, ero una ragazza che camminava in un mondo di colori, di forme chiare e tangibili. Ora vivo in un pianeta di dolore, trasparente come il ghiaccio. È come se avessi imparato tutto in una volta, in pochi secondi. Le mie amiche, le mie compagne si sono fatte donne lentamente. Io sono diventata vecchia in pochi istanti. E ora tutto è insipido e piatto. So che dietro non c'è niente. Se ci fosse qualcosa lo vedrei. In vita mia mi sono capitati due incidenti gravi. Il primo, quando un tram mi ha messo al tappeto. L'altro è Diego. Cominciava l'estate del 1927. Frida continuava a dipingere, sdraiata nel letto. Le era stato persino appeso un tavolo da disegno al baldacchino con delle corde per poterle permettere di lavorare nonostante il busto che le impediva nei movimenti. La speranza della maternità era durata quanto un soffio di vento. Era stata costretta a interrompere la gravidanza al terzo mese per via delle fratture pelviche. Un problema che neanche il taglio cesareo avrebbe potuto risolvere. Il disagio della separazione e della solitudine erano lì, davanti agli occhi, con una semplicità quasi sconcertante nella doppia rappresentazione di Frida.